Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in diretta a Review, in questo nuovo appuntamento, oggi alle ore 12 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì siamo qui con un ospite, con un argomento nuovo, con un ospite nuovo, con una nuova possibilità di ricevere da parte del Signore un messaggio preciso. Oggi parleremo di quanto sia importante avere la percezione giusta del nostro essere, che cosa siamo, ma non da un punto di vista puramente individualista o egoistico, ma che cosa siamo per Dio. Infatti molti sono le idee che si fanno le persone riguardo a Dio, e chissà cosa sia Dio e che cosa farà e che cosa e se esiste, e queste sono le tante domande che in genere le persone si pongono. Ma oggi in realtà vorremmo rispondere ad una domanda molto più precisa, ovvero qual è il pensiero di Dio per te, perché il Signore non solo esiste, ma ha una volontà nei tuoi confronti ed ha proprio necessità, anche attraverso questo spazio diretta, proprio di comunicartela. Quindi apri il tuo cuore e mettiti nella condizione di ricevere da parte del Signore, perché questo spazio è uno spazio che noi offriamo al Signore. Abbiamo insieme la possibilità, in una sorta di comunione virtuale, perché non ci vediamo, non siamo fisicamente vicino, ma il Signore guarda il nostro cuore in questo tempo, proprio mentre stai forse svolgendo la tua attività. Sappiamo che questo spazio delle 12 è uno spazio che viene molto seguito mentre si fanno delle cose in casa, magari qualcuno prepara il pranzo o forse probabilmente si mette all'opera per qualche altra attività tipica di questo orario. Non importa, l'importante è aprire il proprio cuore e ascoltare con l'orecchio del cuore, perché il Signore ha qualcosa di veramente meraviglioso da continuare a darci in quest'oggi. È iniziato questa mattina con il pastore Albano, poi c'è stato Oggi Insieme, poi il pastore Cataldo, oggi, ora in questo tempo con Review, e questa scia di benedizione continuerà con tutto il giorno con vari contenuti. Ma questo tempo diretta è proprio un tempo speciale, perché in questo spazio la tua preghiera, il tuo ascolto ha un ruolo fondamentale per scoprire quello che il Signore ha da dire a te in questo momento. Ma come sempre facciamo, prima di iniziare diamo uno spazio di introduzione al nostro aspettato caffè biblico. Cari amici, buongiorno. Prima di proseguire, vi invito, se non l'avete mai fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanella, che vi terrà sempre aggiornati sui video che carichiamo quotidianamente. Non vi costa nulla, ma per noi è un incoraggiamento a continuare questo lavoro che facciamo unicamente per annunciare l'attualità del Vangelo. Grazie di cuore. Oggi vorrei dire anch'io qualcosa sulla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici che si è tenuta a Parigi e ha lasciato un inedito strascico di polemiche sui media, sui social network, con le dichiarazioni più diverse e controverse. A me piace lo sport, ho lavorato 30 anni in un quotidiano sportivo, apprezzo quello che dovrebbe essere lo spirito delle Olimpiadi, che fin dall'antichità hanno rappresentato un momento di sano confronto, tanto che i greci sospendevano persino le guerre per disputarle. E così anch'io sabato scorso ho acceso la TV, immaginando di assistere al passaggio delle squadre, degli atleti, delle 206 nazioni partecipanti, ognuno sotto la sua bandiera, nell'originale affascinante cornice della Senna e delle bellezze storiche e artistiche della capitale francese. Poi, inaspettatamente, sono iniziate le stranezze. E lo spettacolo che doveva accompagnare la sfilata degli atleti ne ha preso il posto, creando perplessità, imbarazzo e scandalo a molti spettatori. Con uomini barbuti vestiti da donna, nudità, oscenità e, anche se non lo vogliono ammettere, un blasfemo scimmiottamento dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. È stato il festival del cattivo gusto,
con la testa cantante di Maria Antonietta decapitata, un episodio storico che in realtà non portò e non porta molto onore alla Francia. Uno show squallido, indegno di rappresentare una grande nazione europea e soprattutto le Olimpiadi. Ma non mi soffermerò sui dettagli ampiamente commentati in questi giorni. Ho trovato l'insieme una forma di imposizione morale, l'espressione del pensiero oggi dominante nei media moderni, che viene volutamente inserito in ogni genere di film, serie televisiva, pubblicità e perfino nei cartoni animati. Alla base del tutto regna uno sfrenato individualismo espressivo, il cui motto è non cambiare quello che sei, non sacrificare quello che desideri per divenire quello che qualcun altro domanda. Anche se qualcun altro si chiamasse Gesù Cristo o l'Eterno. È vero, è l'opposto del messaggio evangelico. Infatti Gesù non predicava sì te stesso, ma come leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 9, verso 23, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. In base a questa libertà egoistica, abbiamo assistito alla performance di personaggi e di strapagati organizzatori che non si sono minimamente preoccupati di turbare, di infastidire, di offendere, ma solo di manifestare quello che gli pare, senza alcun rispetto per i sentimenti degli altri. Eh sì, oggi la predica di moda è be yourself, sii te stesso, fai quello che ti senti di fare, fai quello che ti pare. Ma in verità, solo rinunciando a noi stessi, al fare quello che ci pare, solo incamminandoci sulle orme di Cristo, troviamo la vera libertà e lo scopo supremo della nostra esistenza. Ed allora, buone Olimpiadi, forza Italia, ma soprattutto che il Signore ti benedica. Rinnoviamo i ringraziamenti per il caffè biblico, grazie per questa dovuto approfondimento riguardo a quello che abbiamo assistito appunto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Ma torniamo nel nostro programma, nel nostro spazio, che come dicevo in apertura è un programma tutti i giorni in diretta proprio per edificare le nostre vite, e quello che il Signore vuole in questo momento precisamente per la tua vita, per te caro amico, cara amica che stai ascoltando, è proprio l'identificazione della tua persona spirituale, quello che il Signore ha deciso per la tua vita e soprattutto il pensiero che egli ha per te. Questo è il tema della nostra puntata di oggi e lo affronteremo e lasceremo la meditazione al nostro carissimo pastore Alberto Giuliano in collegamento dalla provincia di Brescia. Vediamo. Eccolo qui, pace e buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per questo collegamento, grazie per come ci concedi, pastore Alberto, questo tempo insieme su un tema che il Signore ha messo sul tuo cuore di grande importanza, diremmo oggi, perché tra le tante idee che l'uomo si fa di Dio potrebbe poi insomma farci dimenticare quello che in realtà è l'idea di Dio per noi, e quindi oggi affronteremo proprio il punto di vista di Dio sull'uomo, su quello che ha intorno all'anima dell'uomo. Quindi a te la linea, grazie per questo spazio, Dio ti benedica. Grazie a te Michele. Beh, il pensiero è questo, è proprio pensiero, nel senso che a noi fa sempre tanto piacere quando abbiamo modo di ricevere in qualche modo, diciamo così, un buon pensiero da parte di qualcuno, un pensiero di stima, di affetto, un pensiero di amore. Diciamo diventa una cosa piacevole quando riceviamo queste manifestazioni di affetto in qualche occasione, in qualche opportunità. Ebbene, tante volte dimentichiamo che Dio ogni giorno parla alla sua creatura, ogni giorno desidera trasmettere il suo pensiero all'uomo, lo fa naturalmente attraverso la sua parola. Ringrazio Dio anche per il lavoro che state svolgendo attraverso questa trasmissione, attraverso questo canale dove si diffonde la parola di Dio. Ebbene, però è importante riuscire ad arrivare a questa parola.
la storia ci insegna, la storia che nella parola di Dio ci viene, che è espressa nella parola di Dio, la storia del popolo di Israele. Dio ogni giorno trasmetteva il suo messaggio attraverso i sacerdoti, attraverso i profeti, ed era importante. Spesso nella parola di Dio vediamo come Dio ricorda al suo popolo l'importanza della sua parola. In diverse occasioni abbiamo modo di scoprire come questa parola viene evidenziata. Ad esempio, se vogliamo ricordarlo, Giosuè, a lui viene ricordato più volte: aggrappati alla parola, la mia legge. È fondamentale che tu conosca il mio pensiero, per avere, diciamo così, la possibilità di poter operare secondo la mia volontà, ma anche per poter in qualche modo conoscere e avere le giuste istruzioni, ma non solo, ma c'è bisogno che tu abbia il giusto coraggio per affrontare le situazioni avverse, che tu abbia la giusta forza per affrontare tutte le avversità e le battaglie che hai davanti, nonché anche un popolo neanche tanto facile e piuttosto difficile da gestire. La parola di Dio al centro è importante, il pensiero di Dio. Ebbene, per quanto riguarda la nostra vita attualmente, in quello che viviamo in un tempo molto difficile, lo diciamo spesso, lo ricordiamo spesso, in un tempo storico anche difficile. Abbiamo delle guerre intorno a noi, c'è minaccia di guerra, ci sono tante cose che minacciano la nostra vita. Più che mai il pensiero di Dio è fondamentale che lo conosciamo ed è importante conoscere il pensiero di Dio. Senti, io credo fermamente a questo, che il Signore ci parla ogni giorno e dobbiamo avere confidenza con questo pensiero di Dio. Purtroppo, lo devo dire, mi duole doverlo dire, ma anche dei credenti, coloro che hanno già fatto un'esperienza con Dio, trascurano la parola di Dio. E questo è molto grave, perché se nel nostro cuore, nella nostra vita, non c'è, questo pensiero di Dio nei nostri cuori, nella nostra mente, che ci guida, ci porta avanti, beh, altri pensieri, altre influenze, alla fine condizionano la nostra vita e ci portano a compiere, diciamo così, delle scelte sbagliate, delle azioni sbagliate e tanto altro di più, piuttosto negativo. Ebbene, c'è un passo della parola di Dio al quale mi sono ispirato per questo pensiero, diciamo così. Ecco, nel capitolo 55 di Isaia. La lettura la vorrei fare dal versetto 6 in poi, anche se tutto il capitolo è veramente tanto importante, però ecco, vorrei leggere appunto dal versetto 6 fino al versetto 11, che dice così: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia bocca, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. È meraviglioso, è bello scoprire che Dio ha il suo pensiero per noi e che questo pensiero arriva al nostro cuore per produrre qualcosa. È fondamentale, importante sapere questo. Quello che Dio esprime, ciò che esce dalla sua bocca, è appunto ciò che ci serve per poter vivere, per poter andare avanti giorno per giorno, per avere le forze, il coraggio, quello che serve
per non vivere stancamente la nostra quotidianità. Come dicevo prima, è piacevole, è bello sapere che qualcuno ci pensa. Tante volte aspettiamo, come dire, un dono, una cartolina, un messaggio. Oggi con la tecnologia si aspetta un messaggio, un WhatsApp o una comunicazione per esprimere in qualche modo l'affetto, ricevere considerazione e stima. Ebbene, noi abbiamo bisogno ogni giorno di capire il messaggio che Dio rivolge a noi. Ci sono diversi canali, grazie a Dio, come dicevo, il canale in cui adesso siamo presenti, esistono delle riflessioni come il caffè biblico, per esempio, molto importante, esistono poi, non so, il nostro calendario giorno per giorno, ci sono tanti modi per leggere la parola di Dio, ma attenzione, c'è una parola che il Signore rivolge a noi personalmente, quella in qualche modo la dobbiamo cogliere personalmente. Il Signore si può usare dei diversi canali, gloria a Dio per questo, però Dio vuole parlarci personalmente, ha delle istruzioni da darci. Perciò è importante che spendiamo del tempo per capire, avere l'attenzione. L'esortazione di Geremia è questo: cercate il Signore mentre lo si può trovare, non che il Signore si allontana. Non che il Signore in qualche modo, diciamo, a un certo punto ha altro da fare e non ci pensa più. Il Signore ci pensa sempre e si prende cura della sua creatura e si prende cura di noi. Però attenzione, dobbiamo cercarlo mentre lo si può trovare, mentre siamo in salute per farlo, mentre abbiamo le energie per farlo, mentre abbiamo magari anche del buon tempo per farlo. Dobbiamo ogni giorno cercarci un tempo e se in qualche modo ci sono tanti impegni, cercare di trovarlo questo tempo affinché veramente possiamo essere in contatto, in comunione con Dio. Ora, innanzitutto bisogna capire il bisogno di questo messaggio. Tante volte con i nostri amici, i nostri parenti, le persone che conosciamo, non vediamo l'ora di avere contatti con loro. E se passa del tempo, passa un lungo tempo, talvolta ci irritiamo, perché non mi chiama, perché non mi scrive, perché non mi fa sapere qualcosa. A volte mandiamo noi un messaggio giusto per provocare, ci sei ancora vivo, esisti, ci aspettiamo che qualcuno abbia considerazione e attenzione verso di noi. Ebbene, il Signore vuole che sentiamo il bisogno della sua parola. Voi che siete assetati, dice all'inizio di questo verso, nel capitolo 55, sempre di Isaia, al versetto 1, dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Cioè, avvicinatevi, sentite il bisogno di poter ricevere il messaggio di Dio. Sapete, il Signore ci fa sapere le cose, ce le fa conoscere, ma se tu non hai attenzione, è difficile che tu riesca a cogliere quello che Dio ha come pensiero per te. Questa sete, questa fame, questo desiderio deve portare a ricercare il messaggio di Dio personale per te. Signore, tu cosa mi vuoi dire? Signore, cosa hai da dirmi? È bello avere questo atteggiamento. Sapete, è bella la storia di Samuele. La storia di Samuele, il piccolo Samuele che si sente chiamare e praticamente non ha esperienza, non conosce la voce di Dio e praticamente il sacerdote dopo un paio di volte, alla terza volta dice: guarda, devi fare una cosa, devi metterti davanti al Signore, che il Signore ti sta chiamando, e dillo al Signore che sei pronto ad ascoltarlo, il tuo servo ti ascolta, parla Signore. Il tuo servo ti ascolta. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso le cose di Dio. A volte c'è quell'autosufficienza, quel senso di sufficienza, quell'orgoglio che ci fa pensare che comunque non abbiamo bisogno di nessuno, che possiamo anche, come dire, andare avanti lo stesso, che non ci serve che gli altri ci dicano qualcosa. Magari abbiamo qualche risentimento verso qualcuno e non non ho bisogno del tuo pensiero, non ho bisogno del tuo messaggio, ma non puoi fare a meno del pensiero di Dio, la parola di Dio.
se vuoi ricevere forza, perché nella parola di Dio trovi la consolazione, trovi ciò che Dio pensa di te, trovi soprattutto quelle che sono le istruzioni per la via della salvezza eterna. Ma non solo, e questo lo dico a coloro che già hanno fatto un'esperienza con Dio, praticamente il Signore ti vuole dare delle istruzioni per la tua giornata, per quello che devi affrontare, forse anche per delle situazioni che ti stanno creando delle preoccupazioni. Tu hai bisogno di istruzioni, e guardate, la saggezza della parola di Dio arriva al momento giusto, guidata dallo Spirito Santo, illumina la nostra mente e ci permette di comprendere saggiamente ciò che dobbiamo fare. Non vogliamo appoggiarci sul nostro discernimento, così come ricorda il capitolo 3 di Proverbi, ma ci appoggiamo e confidiamo su quello che il Signore ci rivela e sulla saggezza che Egli ci fa conoscere per poter agire nella maniera giusta nella nostra quotidianità. È bello l'invito che il Signore rivolge a ciascuno di noi, alla sua creatura. Venite, comprate, mangiate, venite, comprate, e la cosa bella, comprate senza denaro. Qui parla di acquistare, perché vedete, le cose che costano, le cose, diciamo così, che costano hanno un valore. La saggezza di Dio, il pensiero di Dio ha un valore immenso, ma è bello perché tu lo puoi acquistare senza denaro. E cosa significa questo? Come si fa ad acquistare senza denaro? Noi che siamo abituati alla carta di credito ci accorgiamo soltanto a fine mese, quando il conto incomincia a diventare magro in banca, è vero, non ce ne accorgiamo un momento. In quel momento non vediamo del denaro fisico, ma usiamo una carta. Ebbene, qui si tratta di un qualcosa che già è stato pagato. Cristo Gesù ha pagato per noi. Cristo Gesù ha pagato sulla croce per ognuno di noi, affinché le ricchezze del cielo, la grandezza e la saggezza di Dio, il pensiero di Dio, fosse a disposizione ogni giorno per la sua creatura, per ogni essere umano. Il Signore non fa distinzione. Non è che perché tu sei parte di una particolare chiesa, questo pensiero è per te. No, no, il Signore si rivolge a chiunque lo cerca con tutto il cuore, che desidera la sua presenza nella propria vita, a colui che si trova nel bisogno, che ha sete, che ha fame e che desidera ricevere da Dio le parole per poter ottenere la giusta saggezza, intelligenza, per affrontare le situazioni. A cui è chiamato magari con delle responsabilità o qualche preoccupazione che non riesce a gestire, o delle situazioni che davvero non riesce a controllare. Bene, Gesù ha pagato per noi affinché abbiamo a disposizione il cielo. E sapete, c'è un muro di separazione che a volte ci impedisce di conoscere le cose di Dio, di conoscere il pensiero di Dio. Questo muro di separazione la Bibbia lo chiama semplicemente il peccato, il singolare, la separazione fra te e Dio. Però questa separazione non è una separazione irrimediabile. Gesù ha pagato con la sua vita proprio perché questo muro potesse essere abbattuto, e da questo momento in poi hai libero accesso al pensiero di Dio. La cosa straordinaria non è solo avere il dono della parola di Dio tra le tue mani, ma poterla leggere, ma anche poterla capire, no? Talvolta a me arrivano dei messaggi di care persone che in qualche modo, con cui sono spesso in contatto, mi arrivano dei messaggi che non capisco. A volte, chissà, ci sono quelle parole messe insieme, non riesci a contestualizzare, non comprendi. E diverse persone, magari che sono in questo momento all'ascolto, non capiscono la parola di Dio. Preferiscono ascoltarla, preferiscono farsela spiegare. Guarda che anche tu puoi ricevere il messaggio di Dio nel tuo cuore aprendo la tua Bibbia, iniziando a leggere dai Vangeli, per esempio, e poi continuando la tua lettura con questa preghiera: Signore, parla al mio cuore. È importante ricevere questo messaggio, ma come dicevo in questo primo aspetto della nostra riflessione, occorre essere assetati, occorre, diciamo, sentirne l'esigenza.
Tu non vai a cercare l'acqua se non hai sete, non vai a cercare il cibo se non hai fame. È importante sentire questa fame e sentire questa sete per rivolgersi al Signore. Ma poi c'è un secondo aspetto importante, molto importante, è quello di imparare ad ascoltare. Sapete, ci sono tante persone, come dicevo prima, che dicono così: io non leggo più la Bibbia perché non la capisco, non ci riesco. E posso comprendere questa affermazione. Tante persone si avvicinano e in qualche modo non riescono a comprendere, le parole non arrivano. Come ho già detto prima, c'è un ostacolo, c'è un impedimento. E vedi, grazie a Dio, attraverso vari canali, compreso anche il canale presente, il Signore ti incoraggia. Le persone usate dal Signore ti incoraggiano comunque ad insistere e a fare questa semplice preghiera, che non è una preghiera recitata, molto semplice. Signore, aiutami a conoscerti. Signore, aiutami a leggere questa parola, questo tuo pensiero che è importante per la mia salvezza. Aiutami a ricevere qualcosa che viene da te. Ecco, abbiamo detto, che dobbiamo avere fame, dobbiamo avere sete, dobbiamo anche imparare ad ascoltare. Ci sono credenti che talvolta mi dicono: io non so quale sia la volontà di Dio per la mia vita. E sia la continua ricerca, costante ricerca di capire qual è il piano di Dio per la propria vita. Nella parola di Dio, il Signore ce lo dice, che Egli ha un piano per noi, un piano ben preciso. Se noi esistiamo, non siamo frutto della casualità. Ma Dio ha fatto sì che noi esistessimo per un motivo ben preciso, per una ragione precisa, e il Signore vuole guidare la nostra vita. Come puoi essere guidato da Dio se non conosci abbastanza Dio nella tua vita, se non l'hai sperimentato profondamente nel tuo cuore? È importante, è importantissimo conoscerlo, e per conoscerlo serve proprio la parola di Dio, ma anche la tua connessione con lui, questa comunione con lui, parlare insieme a lui. L'unico modo per imparare ad ascoltare è chiedere direttamente di poter avere questo contatto. Gesù un giorno dà una risposta a un religioso, o meglio, legge una domanda dal cuore di questo religioso, e sto parlando di Nicodemo. La storia è descritta nel capitolo 3 di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, dove Nicodemo va di notte da Gesù e in qualche modo vorrebbe chiedergli delle cose, ma fa, come dire, si esprime in maniera religiosa verso di lui, ma Gesù conosceva qual era la domanda del suo cuore. E Gesù infatti dà la risposta a quella che era la domanda del suo cuore, dicendo: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quest'uomo pensava di vedere il regno di Dio solo perché era un religioso, ma in realtà non vedeva proprio un bel nulla. È importante quello che Gesù dice, e in seguito lo spiega, perché bisogna nascere di acqua e di spirito. È una realtà spirituale che deve avvenire nel tuo cuore. Per essere più chiari, devi semplicemente esprimere la tua sete, il tuo desiderio di conoscere Dio, di conoscere il suo pensiero e fare questa preghiera: Signore, tu sai qual è il mio desiderio, voglio conoscerti. E il Signore compie quell'opera nella tua vita che solo Lui può fare attraverso il suo spirito, attraverso la sua parola, e ti permette quindi di conoscere le cose di Dio, compreso il suo pensiero. Ogni giorno ti si apre la mente e riesci a comprendere bene ciò che il Signore ti vuole dire. È importante imparare ad ascoltare. Il patto eterno, le grazie stabili, le promesse di Davide, la parola di Dio, ecco, incomincia ad entrare nel tuo cuore e incomincia a sentirne la gioia. Nel primo salmo, salmo numero 1, praticamente viene descritto questo. Prima si fa una scelta: voglio conoscere Dio. E perciò, perché voglio conoscere, sto lontano da quelle cose che mi influenzano negativamente. Primo passo: decidere di guardare nella direzione di Dio.
Il secondo passo è quello di meditare la parola di Dio. Qui dice giorno e notte, dice il Salmo 1, giorno e notte. Quali sono le conseguenze dell'amore verso la parola di Dio? Le conseguenze sono sempre descritte in questo Salmo, ovvero sei come un albero piantato presso il fiume d'acqua. Cioè, giorno per giorno, anche se le situazioni si fanno difficili, anche se hai dei problemi da affrontare, quelli sono abbastanza pressanti, ci sono delle ansie, ci sono delle situazioni davvero particolari da affrontare che creano ansie, preoccupazioni, eccetera. Ebbene, la parola di Dio arriva come consolazione. La parola di Dio arriva a darci le giuste istruzioni per affrontare la nostra quotidianità. Ripeto, imparare ad ascoltare è importante. Coloro che annunciano la parola di Dio devono essere ascoltati. Devi aprire la Bibbia, incominciare a leggerla. Come dicevo, inizia, se non hai dimestichezza dai Vangeli, leggi quella che è la storia di Gesù, gli insegnamenti di Gesù, e fai la tua preghiera: Signore, parla al mio cuore. È importante, e questo è un altro aspetto, cercare il Signore. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Sapete, oggi abbiamo sempre tanto da dire sul tempo, abbiamo sempre poco tempo, sembra che ci sia poco tempo. Arriva un tempo nel quale magari ci si sente anche soli, ci sono persone che vivono nella solitudine e che cercano di riempire il loro tempo. Insomma, ci sono quelli che non hanno tempo e ci sono quelli che hanno tanto tempo e sentono la solitudine e non sanno come riempirlo. Noi dobbiamo cercare il Signore mentre ancora abbiamo la possibilità di farlo, e oggi siamo in un tempo nel quale possiamo cercare il Signore. Esistono tantissime distrazioni, ci sono tantissime cose che ci distraggono, tante cose che vogliamo fare. A volte viviamo nella paura di perderci qualche opportunità, qualche occasione, di perderci qualche divertimento. Ebbene, tutte queste cose vengono dal mondo che ci vuole ingannare, vuole riempire il nostro tempo, ma in qualche modo ce lo riempie non in maniera sana. Ebbene, è importante cercare nella giusta direzione, cercare e di capire soprattutto quali sono le priorità per la nostra vita, ciò che ci fa bene, ciò che ci serve e ciò che deve entrare nel nostro cuore e nella nostra mente. Tante cose negative ci influenzano negativamente, ci creano agitazione, ci creano dissapori, ci spingono verso risentimenti e soprattutto ad esercitare uno spirito di vendetta nei confronti di chi qualche volta ci fa anche del male. Dobbiamo chiedere al Signore: fa che il tuo pensiero possa riempire il mio cuore e possa davvero avere questo desiderio, che il tuo pensiero condizioni la mia vita. Ora, sappiamo che ci sono tante ferite nel nostro cuore, e lo dico alle persone che hanno una certa età: quanti sono le ferite nel tuo cuore? Quante cose ti hanno deluso nel corso della vita? Quali sono i lutti che stai ancora piangendo, le cose di cui sei stato privato? Ebbene, c'è più di una ragione, se ci pensi, a rivolgere il tuo cuore al Signore per dire: Signore, ho bisogno del tuo pensiero che mi consola, che riempie il mio cuore, delle tue parole, e che possa superare quelle che sono le tristezze, i lutti e le ferite del mio cuore. Vedete, in Geremia capitolo 29, versetto 13, è scritto così: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Bello questo verso, è vero? Voi mi cercherete con tutto il vostro cuore, mi cercherete col desiderio di conoscermi, ebbene mi troverete. Ecco, questa fai tua questa promessa, ecco, falla tua. Se io cerco il Signore, Lui si fa trovare. Magari ti senti un po' sporco, ti senti non degno, la tua onestà, forse sei una veramente una cara persona onesta
che dice: guarda, non ho mai cercato il Signore prima, per quale motivo lo dovrei cercare adesso? E vedete, questo è proprio un ostacolo. E io voglio dirti una cosa, che se pensi questo, Dio non vede l'ora di parlare con te. Dio non vede l'ora di trasmetterti il suo pensiero. È lì che freme, desidera parlare con te. Perciò non è difficile. Semplicemente chiedigli perdono per quelle cose che senti pesare nel tuo cuore. E se ti senti sporco dentro, semplicemente dillo: Signore, perdonami per quegli errori che ho fatto, perdonami per le cose che sicuramente ti avranno dispiaciuto, sono andati contro le tue regole, però adesso ho bisogno di te. Ecco, questa è la fame, la sete che dobbiamo esprimere. Questo è un modo per cercare Dio. Questo è quell'umiltà che necessita per avvicinarci a Lui e dire: Signore, davvero ho bisogno di te. Un altro aspetto è questo, quello di essere disposti a cambiare. Sapete, la parola di Dio, il pensiero di Dio è considerato come una spada a doppio taglio. È un qualcosa che ti entra dentro e si mette a dividere le cose. Cioè divide il nero dal bianco, divide le tenebre dalla luce. La cosa straordinaria della parola di Dio è che è giusta, è perfetta. Quindi qualche volta non è che solo ti trasmette consolazioni, non solo dice io ti amo, non solo dice guarda stai tranquillo che io guiderò la tua vita, ed è già una cosa buona, è vero, ma siccome il Signore ti ama, attraverso il suo pensiero ti esprime anche delle cose nelle quali ti senti un po' scomodo, ti senti un po' a disagio, perché entra nel profondo del tuo cuore. Ecco, il pensiero di Dio è un pensiero onesto, un pensiero vero. Non è che ti dice solo le cose positive, non solo ti dà delle belle promesse, ma ti dice anche quello che tu sei e ti dice anche quello che Dio vuole che tu sia. Certo, lo sforzo di cambiare non è facile, soprattutto ad una certa età. Dice: ma io fino adesso ho fatto così, sono andato avanti così, nessuno mi ha spiegato diversamente, ho fatto degli errori, ho fatto tanti errori. Ebbene, la parola di Dio ti trasforma. Seppure questo avviene in maniera graduale, ma il Signore cambia la tua vita e ti dà modo di cambiare, perché il vero miracolo è questo, che il Signore trasforma il nostro cuore, cambia la nostra vita. Ecco perché parla di nuova nascita, incominciano ad esserci i nostri pensieri diversi, magari persone che ci hanno fatto del male, incominciamo a vederla in maniera diversa, incominciamo a dire: Signore, davvero sto iniziando a pensarla come te. La strada è ancora molto lunga, certamente, però vedete, la parola di Dio ci cambia pian piano, più è presente nella nostra vita e più ci trasforma e ci avvicina al pensiero di Dio. Ebbene, quando questa parola, che come una spada, divide quelli che sono i nostri pensieri e ci presenta i pensieri di Dio, talvolta queste cose potrebbero anche diventare dolorose, perché il Signore ci chiede di lasciare alcuni pensieri, alcune cose, ci chiede di mettere da parte, di togliere di mezzo alcune convinzioni e forse anche certi modi di fare che distruggono la nostra vita e distruggono la vita degli altri. Perciò ecco, è importante essere pronti per cambiare. Nel versetto 7 del nostro testo dice proprio così: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui e al nostro Dio. E poi guardate che belle parole, che non si stanca di perdonare. Dio non si stanca di perdonare. Ora, Dio non è un Dio tollerante verso i nostri errori, Dio è un Dio pronto a perdonare e aiutarci a correggere il nostro fare sbagliato. Questo è Dio, perché Dio ci ama. Dio ci ama. Non è che dice: ma tu sei fatto così, non c'è più nulla da fare. Il Signore sa
come venirti incontro. Se il tuo cuore è sincero, se hai sete e fame della parola di Dio, se riconosci di aver bisogno di Lui, se veramente desideri imparare ed ascoltare dalla sua voce. Un ultimo punto, ed è importante, è proprio considerare questo pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è un pensiero alto. La descrizione qui nel nostro testo è proprio straordinaria. Se mi permettete, lo voglio rileggere un'altra volta. Dice così, i miei pensieri, versetto 8, non sono i vostri pensieri. Sono pensieri diversi. Né le vostre vie sono le mie vie. C'è niente da fare. Quello che Dio vede di te è ben al di sopra di quello che tu vedi di te stesso. Tu credi di sapere molte cose di te, in realtà Dio ti conosce a fondo. Ed è bello sapere questo, perché di Dio ti puoi fidare. Dio conosce anche il tuo futuro, non conosce solo il tuo passato. Dio non ti è vicino per puntarti il dito. Non ha mandato Gesù per giudicarti, ma ha mandato Gesù ad aiutarti per venire fuori dal tuo stato, da quei pensieri che a volte ti distruggono, da quel senso di colpa che in qualche modo ti lavora dentro e ti distrugge giorno per giorno. Gesù è venuto per salvarti, per tirarti fuori e per perdonarti e per aiutarti affinché tu possa perdonare coloro che ti hanno fatto del male e possa essere uno strumento, diciamo, per portare agli altri il messaggio dell'amore di Dio. E poi il versetto 9, che abbiamo già letto e voglio sottolinearlo, dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio ha pensieri alti per te. Anche se tu non le capisci appieno, questo è quello che Dio ha per te, dei pensieri alti. Dio non ti vuole schiacciare. Non ti vuole tenere in basso, ma ti vuole elevare verso l'alto. Vuole darti la sua benedizione. Un pensiero che riguarda il tuo presente. Il passato purtroppo non lo puoi aggiustare, va bene? Puoi solo chiedere perdono al Signore per il tuo passato. Ma per il tuo presente il Signore ha progetti e soprattutto per il tuo futuro. Non dire sono troppo anziano, sono troppo avanti nell'età. Che pensieri vuoi che abbia il Signore per la mia vita? Beh, se vi leggete la storia di Abramo, vi accorgete che il progetto di Dio per Abramo si è realizzato, si è reso visibile ad una certa età. Quindi c'è speranza. Abbiamo un futuro, guarda al futuro. Vedete, nel capitolo 29 di un altro profeta, del profeta Geremia, al versetto 11, è scritto: io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire ed una speranza, per darvi un avvenire ed una speranza. Il Signore vuole imprimere col suo pensiero, con i suoi pensieri della parola di Dio, vuole imprimere nel tuo cuore una speranza ed un avvenire sicuro. Non devi avere paura di quello che sta succedendo. Le notizie sono terribili e mi rendo conto che a volte modificano anche le nostre abitudini, tanto che a volte siamo preoccupati di ciò che avviene attorno a noi. Ma il Signore vuole impiantare nel tuo cuore la speranza, la certezza di un qualcosa che in cielo ti sta aspettando. Tu non lo vedi oggi, ma c'è, esiste, è lì che ti aspetta. E questa certezza nel cuore riguarda il tuo avvenire, un avvenire che Dio ha nelle sue mani. Ora, vedete, la cosa meravigliosa è questa: le promesse di Dio sono davvero qualcosa di meraviglioso, il pensiero di Dio per noi è qualcosa di meraviglioso. E come dicevo prima, e come ci viene detto appunto nel passo che abbiamo letto, appunto questa parola vuole annaffiare la tua vita. La descrizione di Isaia, vorrei riprenderla perché è davvero bella: come la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Cosa significa? La parola di Dio, il pensiero di Dio, come pioggia, annaffia il tuo cuore. Recentemente sono stato ad un campeggio cristiano, molti giovani, ben oltre 170 giovani in questo campeggio, adolescenti tra i 15 e i 18 anni, erano in questo campeggio. Naturalmente tutti, genitori, pastori, ci siamo sempre augurati, ci auguriamo che si vada in questi campeggi per ascoltare la parola di Dio. E diversi ragazzi ascoltavano sì la parola di Dio, desideravano fare un'esperienza con Dio, ma non riuscivano a connettersi con le cose di Dio. Ebbene, ho avuto modo di spiegare loro la ragione. Se il tuo cuore non è bagnato della parola di Dio, del pensiero di Dio, non potrai mai sentire la voce di Dio, non potrai mai conoscere le cose di Dio, non potrai mai vedere la benedizione di Dio. Ebbene, il segreto è questo. E ho invitato questi giovani a fare una cosa, anche lì stesso, in quel campeggio, semplicemente iniziare a leggere la parola di Dio ogni giorno. Bagnare il proprio cuore, come la pioggia bagna la terra ogni giorno. Dovremmo avere la pioggia ogni giorno, ne avremmo bisogno, in certe zone c'è la siccità, purtroppo non c'è acqua, però quando c'è la pioggia regolare, questa in qualche modo annaffia la terra, la rende morbida, il seme lavora dentro e produce il suo effetto. Così il pensiero di Dio produce il suo effetto nella nostra vita, incomincia a germogliare una nuova vita, una nuova predisposizione verso le cose di Dio, interesse per le cose di Dio, che non è interesse per le cose religiose, ma veramente incominciare a sentire la voce di Dio, e sentire la sua consolazione, le sue promesse. Vedete, è bello considerare questo, che la parola di Dio, come dice versetto 10 dice, scende dal cielo, annaffia la terra, feconda la terra, bello, produce qualcosa di nuovo, fa germogliare da questa terra qualcosa di nuovo, produce il seme e produce pane da mangiare. Dio un giorno disse al suo popolo: non di solo pane, l'uomo vive del pane materiale, ma di tutto ciò che procede, che esce dalla bocca di Dio. Tu puoi alimentare la tua vita di tante cose meravigliose se ti alimenti del pensiero di Dio. E questo pensiero di Dio è veramente importante. Perciò ti voglio invitare appunto di cercare il Signore, di cercare il suo pensiero, per ripercorrere un po' quello che abbiamo detto, innanzitutto di vedere quello che è il tuo stato personale. È buono che tu abbia sete e fame per la parola di Dio, avere l'orecchio rivolto, imparare ad ascoltare questa parola, dedicarsi, aprire questa Bibbia e leggerla ogni giorno, avere, come dire, questo senso di ricerca, avere questo desiderio di ricercare, di comprendere la parola di Dio e soprattutto essere pronti a cambiare, lasciare la via di prima. Quello che il Signore ci dice, quello che Dio ti dice attraverso il suo pensiero, dillo: Signore, io voglio cambiare, voglio che succeda qualcosa nella mia vita, ebbene aiutami in questo. E infine, appunto, abbracciare il pensiero di Dio, lasciare che scenda dal cielo, raggiunga il nostro cuore e trasformi la nostra vita e la nostra esistenza. Ecco, io mi auguro che questo possa arrivare al tuo cuore e che possa davvero produrre qualcosa di meraviglioso, che possa iniziare adesso e poi durare, come del resto è la parola di Dio, per tutta l'eternità. Alleluia, gloria al nome del Signore. Grazie Pastore Alberto, ci sono diverse richieste di preghiera proprio in virtù di questo incontro meraviglioso che anche ora
possiamo fare con il Signore, possiamo incontrare il nostro Signore anche in questo momento. E a tale proposito vorrei chiederti, Pastore, se possiamo pregare per queste richieste, pregare per cuori, per uomini e donne che ci scrivono, che desiderano fare un incontro personale. C'è un nostro amico che mi scriveva in privato, il quale dice: è impossibile avere l'accesso a Dio, lo sto cercando da un'intera vita e mi state presentando una così grande semplicità per incontrare Dio. E invece vorrei proprio incoraggiare il nostro amico Giuseppe di aprire il proprio cuore al Signore, perché è esattamente questo quello che devi fare. Non c'è necessità di entrare in uno standard. Pastore, aiutami a confermare o a smentire quello che dico. Non c'è bisogno di entrare in uno standard per accedere alla presenza di Dio. Oggi, così come sei, lascia la tua vita nelle mani del Signore. Pastore, vuoi aggiungere altro prima di pregare? Sì, Michele, è importante questa richiesta di Giuseppe, la capisco molto bene. Io stesso, quando mi sono avvicinato a Dio, pensa che i miei genitori avevano già fatto un'esperienza, eppure io non sapevo come potermi avvicinare. È normale che si senta questo, ma come ho detto prima, è importante questo primo passaggio, avere il cuore bagnato della parola di Dio, lasciare che questa pioggia lo raggiunga. Quindi a Giuseppe gli voglio semplicemente dire, adesso noi pregheremo naturalmente per lui e lui pregherà insieme a noi, ma incomincia con il Vangelo, inizia con qualche lettura, incomincia a dire al Signore: Signore, bagna il mio cuore con questa tua parola. Sono certo che se inizia, si impegna e soprattutto è costante, Dio trasformerà la sua vita. C'è speranza, Giuseppe. E Pastore Alberto, ci sono altre domande, però sono di carattere tecnico, quindi vorrei prima pregare, così che arriviamo alla presenza del Signore insieme con questi bisogni di carattere spirituale, e poi dopo c'è una domanda di carattere tecnico, logistico, che riguarda il piano di lettura che suggerisci. Intanto preghiamo, quindi lascio a te la parola per la preghiera. Grazie Padre, alleluia. Gloria a te, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, con tutto il nostro cuore. Ringraziarti, Signore, perché davvero quando il tuo pensiero arriva al nostro cuore, ebbene, succede sempre qualcosa. Tu con la parola un giorno hai iniziato a creare ogni cosa. È stato bello leggere nella tua parola quando tu dici: sia la luce, e la luce fu. Bene, vogliamo pregarti per i nostri amici in questo momento e vogliamo chiederti: di ancora questa tua parola, che anche nel cuore di Giuseppe, così come in tutti gli altri che hanno fatto le loro domande, che in questo momento sono magari un po' perplessi, tu possa dire: sia la luce in quel cuore e che questa luce si possa illuminare. Ti prego veramente con tutto il cuore, insieme a Michele, ti vogliamo chiedere, Signore, fai in modo che coloro che sono all'ascolto possano ricevere la tua luce adesso, nel nome di Gesù, e tu possa davvero agire profondamente nella loro vita. Signore, togli quelli che sono i dubbi, quelle che sono le perplessità, le bugie del nemico, cancellale, Signore, ma che si abbia ad evidenziare nel cuore di ognuno la tua luce, la tua parola, il tuo pensiero. Grazie perché la tua parola è arrivata, Signore, e questo è merito del tuo Santo Spirito, che tanti cuori possono essere trasformati in questo momento. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Dio, amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Grazie, grazie Pastore. E prima di salutarti però c'è una domanda che una nostra amica ci scrive, Lorenza, e dice: che sistema suggerisce per leggere la parola di Dio in maniera sistematica o casuale, o quale altro suggerimento può dare? Ecco, prima di salutarci, vedo che c'è interesse intorno all'argomento della lettura della parola. Noi abbiamo proprio bisogno di attingere, come appunto dicevi, continuamente a questa fonte di acqua viva, ma quindi vogliamo dare i consigli più pratici possibili proprio per aiutare i nostri amici a raggiungere l'obiettivo. Sì, prego. Ben volentieri, quando c'è questo desiderio, questa fame, questa sete, bisogna sempre avere la prontezza di rispondere. Bene, consiglio a questa ascoltatrice di iniziare coi Vangeli. Abbiamo i primi quattro Vangeli, no? Ci sono i quattro Vangeli, appunto quello di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, di iniziare da lì.
di esaminare ciò che Gesù insegna. Ecco, molto semplicemente, parti da lì. Perché si dice parti da lì? Molto semplicemente perché tutta la Bibbia parla dell'opera di Cristo, dell'opera di salvezza per l'essere umano. Perciò iniziare dai Vangeli è la cosa più opportuna, perché se il centro di tutta la Bibbia è Cristo Gesù, dopo si riesce anche a comprendere le altre parti della Bibbia. La Bibbia è una suddivisione di libri, naturalmente storici, profetici, eccetera, eccetera, però ecco, i Vangeli soprattutto evidenziano quello che è la storia di Gesù e i suoi insegnamenti, i suoi comandamenti. Partendo da lì si parte da una buona base e poi proseguire la lettura. Consiglio che la lettura venga fatta in maniera sistematica. La lettura occasionale non dà un'idea panoramica di ciò che la parola di Dio vuole insegnare. Perciò è importante partire dai Vangeli e proseguire poi al seguito, diciamo, con gli altri libri che diventeranno sicuramente più chiari. E mentre si legge la parola di Dio, avere anche questo spirito di preghiera. Signore, guidami nella lettura, rendi chiara la tua parola al mio cuore e che possa comprendere il tuo messaggio per me. E giorno per giorno, leggere magari, se non serve leggere lunghi brani, non serve leggere 2 o 3 capitoli alla volta, anche un capitolo alla volta, ma con questa preghiera, Signore parla al mio cuore. E poi continuare la lettura sistematica. Esistono poi tanti mezzi, sono dei piani di lettura molto efficaci, come esistono anche tante introduzioni ad ogni libro della Bibbia che chiariscono bene il contenuto di ogni libro e quindi si può avere un'idea chiara di quello che è il messaggio generale all'interno del libro che si legge. Molto bene, grazie Pastore Alberto, grazie, mi fermo qui, ci sono altre domande, ma è il caso di lasciare spazio al programma successivo. Intanto vorrei ringraziarti Pastore Alberto Giuliano, e per quanti vogliono e sono della provincia di Brescia vorrei chiederti gentilmente di dare il posto dove possono incontrarti, eventualmente anche fornendo l'indirizzo della chiesa. Prego. Allora, noi ci troviamo a Desenzano del Garda, in via Dolarici 1. Abbiamo i nostri incontri la domenica alle 10:30 e il martedì alle ore 20, così anche a Sarezzo, in Valtrompia, provincia di Brescia, dove abbiamo i nostri incontri sempre al mattino alle ore 10:30 di domenica e al mercoledì alle ore 20. Poi siamo anche in Montichiari, a sud di Brescia, più a sud di Brescia, a Montichiari, dove abbiamo lì il nostro locale. Chiaramente diamo semplicemente il nostro benvenuto ai nostri amici. Potete anche trovarci su internet ricercando Chiesa Evangelica Assemblea di Dio in Italia, ci potete trovare sia a Montichiari, Sarezzo, come anche a Desenzano. Grazie, bene, grazie Pastore, quindi aspettiamo gli amici della provincia di Brescia proprio a celebrare e a salutarci di persona, grazie per questa possibilità. Dio ti benedica Pastore, insieme alla tua famiglia e alla famiglia che ti ha affidato. A presto. Grazie. Grazie, pace del Signore. Ringraziamo cari amici, ringraziamo anche voi per come ci avete seguito, siete stati in tanti, e ringraziamo il Signore per come abbiamo avuto questa bella interazione, ma soprattutto vogliamo ringraziare il Signore per come ci ha rivelato i suoi pensieri per noi. È stato meraviglioso scoprire questo attraverso la sua parola. Con questa riflessione, questo assunto finale, voglio ringraziarvi e darvi appuntamento a Dio piacendo a domani, quando riprenderemo alle ore 12 ancora il nostro approfondimento sulla Chiesa con l'insegnante e pastore Roberto Mazzeschi, e intanto vogliamo ringraziarvi per come ci avete seguito e vi ricordiamo che i nostri programmi continuano ancora con l'unico scopo di edificare le nostre vite. Con questo vi saluto, Dio vi benedica, pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.